Buonasera, le donne vittime di violenza fra le mura domestiche spesso non denunciano i fatti per vergogna o perché addirittura si sentono esse stesse responsabili. Lo ha evidenziato questa mattina il procuratore capo della Repubblica d'Imperia, Giuseppa Geremia, nell'ambito di un'iniziativa per la festa della donna organizzata dalla Comune nella Biblioteca Civica Imperiese. Vediamo. Dottoressa Geremia, donna e magistrato, il ruolo nella magistratura le donne lo hanno saputo ricavare bene e, come nel suo caso, anche senza farsi nessuna pubblicità, diciamo lavorando in silenzio. Oggi però forse due parole è il caso di spenderle per quelle donne che invece non riescono non a rivendicare qualcosa di particolare, ma semplicemente una vita normale come sarebbe il loro diritto. Che cosa lo ostacola? Ostacola è la mentalità della società. Lei pensi che le donne in magistratura hanno avuto la possibilità di accedervi 50 anni fa, perché fino a 50 anni fa le donne non potevano entrare in magistratura. Quando io sono entrata in magistratura, molti anni fa, ahimè ormai, ma non erano tempi molto molto antichi, circa 35 anni fa, le donne non raggiungevano il 10% dei magistrati italiani. Grazie a Dio, via via le donne hanno progredito superando gli ostacoli, ma questi ostacoli rimangono nella vita di molte persone che sono date non soltanto talvolta dei pregiudizi radicati, ma talvolta anche da ostacoli concreti, perché la società non offre nemmeno quegli strumenti di tutela della maternità, di possibilità di lavorare assicurando il contemperamento degli interessi familiari e degli interessi anche lavorativi, costringendole pertanto a tante rinunce, giuste nella misura in cui tutelano gli interessi familiari, ma forse non giuste perché in molti casi si potrebbe, con un'assistenza e con un aiuto, poter, diciamo, raggiungere entrambi gli obiettivi. E poi il pregiudizio ancora sulle nostre forse minori capacità permane anche in ambienti non, diciamo, in cui non ci si aspetterebbe. Comunque quello che è importante, quello che oggi anche con questi giovani si diceva, ecco, quello che è importante è che poi sul lavoro, è sulla realtà non patologica, ma che si porta poi alla realtà patologica, è affermare che ogni donna è una persona, ha dei valori, ha una sua realtà, non è un oggetto e che nessuno può, né attraverso discriminazioni su piani legittimi, né attraverso aggressioni fisiche o psicologiche, contestare il suo essere una persona e la sua dignità di essere persona. Ecco, dottoressa, poi c'è un altro piano che lei avrà vissuto sicuramente con la sua esperienza di magistrato, che è quello della violenza. Violenza sulle donne, casi che si sentono in continuazione, forse emergono più che in passato, da un lato per fortuna se emergono, perché per contrastare bisogna che si sappiano queste cose. Però questa violenza nasce molto spesso in casa. Perché allora mancano le denunce? Perché le donne non si fanno avanti? Quello che lei forse non ha inteso, perché le donne hanno paura, perché molte volte pensano di essere colpevoli, che sia colpa loro che questa violenza si sia esercitata, perché molte volte pensano anche, perché viene indotto a pensarlo, che l'abbiano meritata, perché si sentono sole, abbandonate, perché ancora la realtà sociale molte volte, nelle migliori dei casi, si svolta dall'altra parte, in molti casi forse si schiera rispetto all'aggressore. E quindi, come dicevo adesso ai ragazzi, solo il cambio di questa mentalità, il capire che nessuno può essere meritevole di violenza, che nessuno può essere causa di una violenza che gli viene praticata, che nessuno deve vergognarsi se è stata vittima di un abuso, ma deve riversare la vergogna su colui il quale ha ritenuto di poterla esercitare. La manifestazione di stamani alla Biblioteca Civica è stata organizzata dai servizi socio-sanitari socio-educativi del Comune e si è conclusa con un flash mob che ha visto un centinaio di ragazzi incurante della pioggia ballare in calatacconi. Vediamo. Dottoressa Ida Bruzzese, subcommissario nel comune di Imperia. Ecco, oggi un'iniziativa importante per il servizio sociale, diciamo, del comune, ma soprattutto per le donne. Nella festa della donna parlare anche dei problemi che ancora purtroppo esistono per le donne. Sì, indubbiamente non se ne parla mai abbastanza.
La giornata di oggi è stata bella perché è stata davvero spontanea, è un'iniziativa nata così, organizzata con un po' di attenzione, ma in fondo portata avanti proprio dalla volontà di parlare dei problemi delle donne, che sono spesso quelli di sempre, cioè sono i problemi che ci portiamo dietro da 2000 anni, che magari adesso riusciamo a vedere e interpretare con chiavi di lettura diverse. E, insomma, crediamo di essere stati utili in questo stamattina. Dottoressa Sonia Grassi, dirigente dei servizi socioeducativi del Comune di Imperia, insieme allo staff in rosa, possiamo dire, per questa giornata, break the chain, rompiamo le catene. Sì, siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa, adesso andremo a fare il nostro flash mob, tempo permettendo ovviamente, ci hanno onorato delle personalità di spicco, delle eccellenze del nostro territorio, donne. Abbiamo insieme riflettuto su un crimine scellerato, odioso, che è la violenza sulle donne. Siamo particolarmente soddisfatti dell'esito. Un sentito davvero ringraziamento alla dottoressa Guglieri, qui a fianco a me, che ha organizzato il tutto con sforzo, impegno, dedizione e anche, come dire, passione. Grazie ancora. Oggi 8 marzo sono molte le iniziative in occasione della festa della donna. A Sanremo, la CGIL, presso la Federazione Operaia di Via Corradi, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Voci contro il femminicidio per riflettere su una delle piaghe che sta colpendo il nostro tempo. I servizi. Presso la Federazione Operaia di Sanremo si è svolta una tavola rotonda dal tema Voci contro il femminicidio. Allora, perché innanzitutto questo tema per la festa della donna? Purtroppo è un tema di fortissima attualità. Solo nel 2012 in Italia sono state uccise più di 100 donne. Uccise è una parola forte, ma è quella che dobbiamo usare. Anche la parola appunto femminicidio è forte, ma purtroppo questo è il fenomeno al quale assistiamo negli ultimi anni, non solo in Italia. Il ruolo della donna è un ruolo che nell'ultimo secolo sicuramente ha acquisito grande dignità e grande forza. Le donne ormai occupano posti, diciamo, in tutti i livelli più alti della società, ma purtroppo, soprattutto negli ultimi forse 20 anni, c'è stato un arretramento culturale. La donna è stata rivista un po' come un oggetto nella pubblicità, un oggetto, un'immagine, insomma, dà di sé soltanto quello che è il suo aspetto esteriore. E questo forse ha portato anche a questo arretramento culturale, a un'oggettificazione della donna che porta purtroppo spesso a viverla come un bene di possesso da parte del compagno, del marito, dell'ex marito, dell'ex fidanzato, che non accetta a volte la separazione e giunge ad atti estremi come appunto l'uccisione della donna amata. Questi eventi di violenza contro le donne spesso sono sottovalutati? Spesso purtroppo sono sottovalutati, e gli eventi tragici, quelli che finiscono purtroppo con le uccisioni delle donne, sono, come dire, il finale di un lungo percorso di sopruso, di maltrattamento e di prevaricazioni. E per questo che noi abbiamo organizzato e vogliamo continuare a organizzare eventi di sensibilizzazione rispetto a questo tema, che purtroppo non è molto lontano da noi, anzi è diffuso nella nostra realtà quotidiana. Molte violenze avvengono nell'ambito familiare e quindi dobbiamo veramente vigilare molto. Dobbiamo fare educazione verso i giovani, chiaramente, e dobbiamo anche sensibilizzare tutte le istituzioni perché veramente tengano le antenne bene alte rispetto a questo problema, che è davvero drammatico. Se pensiamo che solo l'anno scorso, nel 2012, sono state uccise per mano violenta 120 donne, cioè una donna ogni 3 giorni a livello nazionale. Il ruolo della donna oggi rispetto a 100 anni fa è cambiato? E su certi versi sì, è cambiato, perché comunque hanno l'opportunità, come appunto dicevo nella mia relazione, che possiamo accedere a tutte le attività lavorative. In realtà siamo libere, siamo emancipate, abbiamo quindi la nostra indipendenza economica, abbiamo la possibilità di studiare, quindi di fare tutto.
su questi aspetti. Su altri io direi che invece vedo dei peggioramenti perché comunque sempre sulle donne in una società come la nostra carica proprio tutto il carico familiare, carica il carico familiare sempre per i figli, per i genitori che diventano anziani, un po' perché non ci sono ovviamente le strutture adeguate, gli aiuti, quindi sia per poter allevare i bambini, sia per poter essere assistite per appunto in caso di persone anziane. E quindi questo porta che comunque la donna è costretta a fare delle scelte che io personalmente, ma questa è una mia idea proprio personale, a me il ruolo di mamma, di compagna anche di vita di mio marito è un ruolo che piace, non è una cosa, però non deve essere una cosa di dire una scelta condizionata, ecco, dire devo rinunciare magari alla mia anche ambizione o al mio desiderio di realizzarmi come persona perché comunque non posso farlo e quindi devo essere costretta a fare una scelta. Questo è un problema di tragica attualità ed è giusto che se ne parli proprio il giorno della festa della donna? Ma io direi che è giusto che se ne parli tutti i giorni, che si faccia qualcosa tutti i giorni. Effettivamente è vero, negli ultimi anni per fortuna un po' anche per moda il femicidio è diventato un termine che leggiamo spesso sui giornali. Probabilmente questi fatti accadevano anche prima, molto bene che se ne parli, se oggi è un'occasione per farlo ben venga sicuramente. In zona nostra, direi che nel nord Italia, per quanto concerne quei pochi dati che ci sono sulle basi statistiche, si verificano la maggior parte dei femicidi rispetto al centro e al nord, forse anche collegati col ruolo della donna, forse un pochino più autonoma nelle attività. È un fenomeno per il quale occorre anche prevenzione, occorre informazione. Anche noi come avvocati siamo coinvolti e sicuramente faremo qualche cosa, oltre a quello che stiamo già facendo, anche essendo qua in questo incontro oggi. Quando la violenza si svolge all'interno, tra le mura di casa, ecco, la donna cosa deve fare? Ci sono dei consigli? Consigli è parlare, uscire fuori, non star zitti, rivolgersi ad un legale, ad un centro di assistenza, a qualsiasi pubblica autorità al quale rappresentare il fenomeno. E c'è un obbligo di andare avanti, c'è un obbligo, ci sono anche degli istituti sia nel diritto civile che nel diritto penale che possono aiutare, non è necessario che ci sia necessariamente una denuncia, un procedimento perseguibile d'ufficio per arrivare ad avere dei provvedimenti di allontanamento. Ci sono dei sostegni, tra l'altro sono la possibilità di sostegno anche economico e quindi c'è una possibilità concreta di venirne fuori, c'è un discorso di speranza e di, vorrei dire, di certezza per far fronte a quello che è effettivamente un dramma che va risolto. Ed ora andiamo a sentire una poesia scritta appositamente per la festa della donna che ci hanno inviato gli alunni della 4B della scuola primaria del Castillo di Sanremo. La viola è viola, la rosa è rosa, la donna è deliziosa. Il fuoco ha travolto la loro bellezza, che ora ricordiamo con una festa. È delicata come una carezza e gentile come una principessa. Mr. Johnson le ha imprigionate e loro si sono ribellate. La fabbrica si è infuocata e la donna non si è salvata. Ma un ricordo di lei rimane, che l'8 marzo dobbiamo festeggiare. Bene, voltiamo pagina. Il problema dei tagli agli ammortizzatori sociali è stato al centro di una manifestazione anche nella provincia di Savona. Di questa e altre questioni si occuperà questa sera a microfono aperto, che avrà come ospite il segretario provinciale della CGIL savonese Francesco Rossello. Vediamo. Francesco Rossello, segretario provinciale della CGIL di Savona. Anche qui problema, come in tutta Italia, in Liguria, degli ammortizzatori sociali. Ecco, la situazione qual è? Che speranze ci sono per tanti lavoratori coinvolti? Sì, a Savona sono 800, sia di aziende piccole e piccolissime che di aziende grandi che hanno finito gli ammortizzatori tradizionali e utilizzano quelli in deroga, pensa Ferrania, Sanzone, Flanch, Fruttital.
Noi abbiamo protestato sotto la prefettura, come è successo in tutta la Liguria, l'abbiamo fatto ieri per sollecitare l'emanazione del decreto, ma soprattutto lo stanziamento dei soldi necessari per garantire la copertura per tutto l'anno e per ipotizzare un aumento dell'utilizzo di questi ammortizzatori, altrimenti rischiamo di lasciare tantissima gente senza reddito. Quindi le trattative sono aperte, il problema però è vedere se questi fondi arriveranno sul serio, saranno sul serio sufficienti. Sì, il problema è nazionale, perché è il governo che deve stanziare queste risorse qua, lo deve fare con i decreti che individuino le risorse, li diano alle regioni e poi le regioni li utilizzano per fare gli accordi. Per questo noi abbiamo fatto pressione sulla prefettura, perché vogliamo che ci sia un'azione sul governo e non possiamo aspettare che venga nominato quello nuovo, sono cose che bisogna fare subito. Tante sono le problematiche della provincia di Savona, l'azione sindacale della CGIL, ne torneremo a parlare con Francesco Rossello venerdì sera alle ore 21, a microfono aperto. E ieri, in occasione della firma del protocollo sulla sicurezza presso la prefettura di Savona, sono intervenuti fra gli altri anche il questore Vittorino Grillo, i sindaci di Albenga, Rosi Guarnieri, e di Savona, Federico Berruti. Ascoltiamo quanto hanno dichiarato i nostri microfoni. Signor Sindaco, Savona, città capoluogo, città che guarda al turismo ma anche al settore industriale, oggi questa firma per la sicurezza, che cosa significa per voi in particolare? Quali sono le problematiche che vi interessano più da vicino? Ma la nostra città non è interessata da fenomeni di criminalità organizzata né da reati efferati, a parte rarissime occasioni. Quindi il tema per noi è soprattutto quello della microcriminalità e poi della diffusa percezione di insicurezza che si accompagna in qualche modo alla crisi economica, alla presenza di persone senza fissa dimora. Quindi diciamo, per noi il tema della sicurezza va in uno spettro di problemi che vanno dai reati meno gravi a comportamenti che spesso penalmente non sono rilevanti ma che comunque generano insicurezza, perché se in un parco pubblico ci sono 4 o 5 clochard con 10 cani, in quel momento magari non compiono reati ma impediscono agli altri cittadini di fruire di quello spazio pubblico. Quindi la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine è fondamentale, e anche l'approccio è fondamentale, un approccio che non può essere solo repressivo, ma che deve essere anche, deve mettere in campo anche i servizi sociali, forme di integrazione, inclusione o comunque sostegno. Abbiamo parlato di Savona, ma Albenga è sicuramente un'altra città importante di questo territorio. Allora, intanto la sicurezza, il polso di Albenga qual è? Un polso tranquillo o ci sono dei batticuori da quelle parti? Allora, Albenga è la seconda città della provincia di Savona, anche in questi termini, in termini di sicurezza e di problematica della sicurezza. No, i problemi ovviamente ci sono, perché ci sono su tutto il territorio nazionale, siamo soliti affrontarli con le forze di polizia, siamo soliti affrontarle anche prendendo decisioni forse anche incoerenti da qualcuno definite, però decisioni importanti per evitare tensioni sociali all'interno di una collettività. Ecco, quando fa riferimento a decisioni che qualcuno definisce incoerenti, immagino parli della moschea, forse l'inaugurazione che c'è stata, oppure altro. No, io parlo del centro culturale inaugurato domenica dalla comunità islamica, un ampio locale all'interno del quale la comunità islamica potrà svolgere tutte le attività che ritengono opportuno fare quell'interno. La moschea è tutta un'altra cosa, io invito tutti ad andare a vedere come sono fatte, come sono organizzate le moschee, in quanto vero luogo di culto. Su questo, in qualità di responsabile dell'ordine e della sicurezza sul territorio, il polso della situazione della provincia di Savona qual è? La situazione è sicuramente una situazione di massima attenzione da parte di tutte le forze di polizia. Devo dire che anche stamattina la firma del protocollo che assegna quasi 300.000 euro per la videosorveglianza è un passo importante, un tassello importante in quel mosaico della sicurezza integrata, che sicuramente serve a garantire una maggiore percezione di sicurezza al cittadino ed è sicuramente un forte deterrente per la criminalità comune, e si va ad aggiungere naturalmente al controllo del territorio, alla presenza qualificata delle forze di polizia, al coordinamento
tra tutti quanti noi e ad una presenza, ripeto, intelligente che si dirama su tutto il territorio della città ma anche della provincia. Ecco, ci sono zone particolarmente sensibili piuttosto che rispetto ad altre, forse la costa rispetto all'entroterra, oppure non è più così? Sì, diciamo che noi abbiamo delle zone più sensibili a seconda anche delle stagioni. D'estate sicuramente la massima attenzione viene rivolta alle zone costiere, ma anche alle zone della città, alle zone alte della città. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto una serie di furti nelle zone alte della città che sono state contrastate proprio con un controllo coordinato tra le forze di polizia. E da tutti i furti negli appartamenti, da molti furti negli appartamenti verificati in un certo periodo di tempo siamo passati quasi ad azzerare la situazione. Questo dimostra che la presenza, il coordinamento e anche il rapporto di collaborazione dei cittadini, che in quel caso fu molto importante, servono poi a risolvere le problematiche. E si susseguono ad Imperia riunioni di partiti e possibili coalizioni per la scelta del prossimo candidato a sindaco del capoluogo. Al momento nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma diversi sono i nomi dei possibili candidati. Cerchiamo di analizzare la situazione alquanto intricata in un servizio. A Imperia si susseguono gli incontri delle segreterie politiche dei partiti e delle varie possibili coalizioni alla ricerca dei prossimi candidati sindaco del capoluogo. Fino ad ora comunque sembra che nessuno abbia ancora preso una decisione definitiva. Nel centro-sinistra si sta ragionando una lista politica con il simbolo e una lista civica col coinvolgimento del laboratorio per Imperia di Paolo Strescino, dell'officina di Giuseppe Fossati e quindi del FLI e dei Montiani, sostenuti dal neosenatore Maurizio Rossi, dell'UDC e del gruppo di Vittorio Adolfo. Sul nome del sindaco, come detto, però c'è ancora confusione. L'ipotesi di Giuseppe Rainisio sembra tramontata, così come quella di Giuseppe Zagarella, e si sono affacciati Fossati, l'imprenditore Carlo Capacci, legato a Strescino, il commercialista Antonio Parolini e qualcuno ha fatto anche il nome del presidente della Porto Spa Giuseppe Argirò. Tanto Capacci quanto Argirò hanno smentito seccamente questa ipotesi e c'è da dire che per quello che riguarda Argirò, così come Parolini, che fa parte dei vertici di Imperia Sviluppo, con pagine privata social della Spa del Porto, i legami con il bacino turistico non ne suggerirebbero comunque la candidatura. La cosa curiosa è che il nome di Fossati e quello di Capacci sono saltati fuori anche durante una recente riunione del PDL, tanto che Capacci, patron della Uno Communication, in una nota ha parlato di candidatura lanciata a sua insaputa e ha sottolineato di poter ragionare su un suo impegno soltanto davanti a proposte serie per la città. Sempre nel PDL sembra tramontata la candidatura di Marcello De Michelis, nipote di Ivo, anche per indisponibilità del diretto interessato. Lo stesso vale per Antonello Ranise, che però potrebbe tornare sui suoi passi se forzato dall'ex ministro Claudio Scajola. Fra i papabili rimane invece Giacomo Raineri, anche perché se il centrodestra non lo candidasse potrebbe decidere di prendere altre strade. C'è poi Claudio Baudena, pare che tutti facciano finta di dimenticarsene, sarà forse perché il vero candidato si tira fuori all'ultimo momento? Ma nel PDL, anche se nessuno lo ammette, rimane sempre l'incognita Scajola. L'ex ministro, alla fine, potrebbe infatti decidere di scendere in campo in prima persona. Bisogna poi capire cosa farà la Lega Nord, ma la grande incognita è rappresentata dal candidato che sceglierà il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Se il nome infatti fosse di grande richiamo e fiducia e se centrodestra e centrosinistra si perdessero dietro a inciuci e strane alleanze, ecco che alla fine fra i due litiganti il terzo potrebbe godere. È proseguito questa mattina presso il Tribunale di Torino il processo sulla presunta truffa nella realizzazione del nuovo porto turistico di Imperia. Stamani doveva essere ascoltato come testimone l'ex dirigente dell'autorità di vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, Donato Carlea, ma la testimonianza è saltata in quanto lo stesso Carlea è risultato essere indagato per false dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio presso la Procura di Imperia. Il processo è stato aggiornato al prossimo 21 marzo e dovrebbe finalmente essere ascoltato a questo punto come indagato proprio Carlea, che ha già annunciato la sua volontà di parlare e non avvalersi della facoltà di non rispondere. E si è svolto oggi anche al Casinò di Sanremo, come nelle altre tre case da gioco italiane, un accertamento da parte della Direzione Investigativa Antimafia. Al centro dei controlli è la possibile frequentazione delle sale da parte di persone affiliate alla criminalità organizzata. I servizi. L'obiettivo era l'accertamento di attività illegali di riciclaggio di denaro sporco da parte di persone legate alla criminalità organizzata.
Per questo oggi il personale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia del Ministero dell'Interno, ha effettuato un blitz nei casinò italiani acquisendo documentazione relativa alla clientela. A Sanremo gli investigatori si sono presentati questa mattina negli uffici amministrativi di Via Nino Bixio, dove il personale interno, come hanno confermato dal Consiglio di Amministrazione della SPA, ha fornito piena assistenza mettendo a disposizione quanto richiesto. È stata una visita veloce. Sembra che da una prima analisi degli elenchi prelevati ci siano stati riscontri positivi. Siamo abituati a lavorare in trasparenza e quindi ben vengano i controlli per la sicurezza della città e per tutelare chi lavora nella legalità, ha commentato il sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato attraverso la sua pagina Facebook. Sanremo viene tenuta sotto particolare osservazione da parte delle istituzioni anche in seguito alla relazione conclusiva presentata dalla Commissione parlamentare antimafia che analizza il grado di penetrazione dell'andrangheta nella provincia di Imperia. Tra le pagine, infatti, un intero capitolo viene dedicato al casinò di Sanremo e alla proliferazione delle sale da gioco nel Ponente Ligure. Da sottolineare che il blitz non riguarda il personale interno del casinò di Sanremo o la sua amministrazione. Ora si attendono gli esiti ufficiali di questa operazione nei 4 casinò italiani. Nuovo importante sequestro di droga a Sanremo. Si tratta di 8 kg di marijuana, oltre a 150 grammi di hashish e 20 di cocaina, rinvenuti nella casa di campagna di un 21enne sanremese. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti del commissariato matuziano e dalla squadra mobile della Questura d'Imperia. Sentiamo. Un ingente quantitativo di droga è stato sequestrato a Sanremo, un'operazione che si è svolta in collaborazione con la squadra mobile di Imperia. Ecco, andiamo un po' nel dettaglio, di che cosa si tratta? Allora, il soggetto arrestato è un soggetto del 91, Matteo Rinaldi. Il sequestro ha portato al ritrovamento di 8 kg di circa di marijuana, 150 grammi circa di hashish e circa 10 grammi di cocaina. L'operazione comunque si collega a quelle già precedenti degli ultimi mesi, che hanno portato a un totale di sequestri per circa 20 kg di stupefacenti diversificati tra cocaina, marijuana e hashish. Questa droga dove era nascosta? Una parte di essa era all'interno di un pollaio, di una casa di campagna dove il giovane risiedeva, e dopo appostamenti durati, ecco, negli ultimi giorni sono intensificate perché avevamo individuato il posto, avevamo individuato il modus operandi e il personale della squadra mobile del commissariato si è, diciamo, appostato lì e ha atteso il momento giusto per intervenire. Un dato che fa pensare che questo è solo una piccola parte dello stupefacente che gira in città. Sì, è chiaro, anche noi abbiamo ritrovato anche delle confezioni aperte, si trattava in quel caso di hashish, sempre nella stessa abitazione, quindi l'ammontare che noi pensavamo di trovare era di circa 5 kg, quindi vuol dire che era già stata spacciata, e senza considerare il fatto che comunque parliamo di quantitativi ingenti che circolano ormai in città. Il valore? Allora, diciamo che allo spaccio avrebbero ricavato sicuramente un 70-80 mila euro di ricavi ci sarebbero stati. Dottor Manso, questo è stato un lavoro capillare. Sì, questo è un lavoro che si inserisce in un contesto investigativo molto più ampio, perché ormai siamo in presenza di 5 operazioni fatte in 5 mesi che hanno portato al sequestro di quasi 21 kg di stupefacente, sia eroina, cocaina, marijuana, hashish, quindi una differenziata tipologia di droga, che confermano che Sanremo costituisce un punto nevralgico sicuramente tra Genova e Nizza per lo spaccio di stupefacenti, ovviamente non solo per il mercato locale, e che soprattutto evidenziano da parte dei soggetti che abbiamo in qualche maniera registrato essere i protagonisti di questo tipo di traffico, la preoccupante presenza quasi tutti di giovani tra i 20 e i 30 anni italiani, che evidentemente, pur consapevoli delle gravi conseguenze, non esitano a fare questo che fanno, e soprattutto è importante anche che sottolineare che, nonostante le varie raccomandazioni fatte nel tempo, non hanno assolutamente mai evidenziato nessuna forma di collaborazione, per cui si chiudono in un mutismo che ricorda scenari cinematografici d'altro tipo, insomma. Questo è un ingente quantitativo sequestrato, droga che finiva nei bar. Questo è un aspetto su cui stiamo lavorando. Abbiamo elementi, ma non solo relativi a quest'ultimo arresto, abbiamo elementi che ci portano a considerare che tutto il mercato, diciamo, della droga va
indifferenziate situazioni di smercio, ma sicuramente interessa anche la movida notturna, interessa sicuramente i night club, interessa anche alcuni bar particolari della città su cui c'è un'attenzione da parte di questo ufficio e sono stati presi provvedimenti drastici di sospensione o addirittura di revoca delle licenze e ne seguiranno a breve anche altri molto più incisivi. La persona arrestata è pregiudicata? Sì, ha già un precedente penale in materia, peraltro specifico, era già stato in carcere per 6-7 mesi per fatti analoghi. Purtroppo è molto giovane, ha 21 anni, ma è una realtà che non è la prima volta che ci imbattiamo in situazioni del genere. Ed è stato chiuso a Sanremo a causa del rischio di frane il tratto di strada dell'Isola Inferiore in zona San Bartolomeo all'altezza del Civico 35. Il provvedimento che riguarda il traffico veicolare si è reso necessario per garantire l'incolumità pubblica. La strada, sebbene destinata ai residenti, veniva infatti utilizzata frequentemente anche da chi non aveva diritto di passaggio. Ora solo gli abitanti della zona potranno continuare a transitare dalla strada Isola Inferiore, mentre gli altri utenti potranno utilizzare solo strade alternative come via D'Annunzio. Noi facciamo una breve pausa, tra poco. Corri l'ultimo chilometro della mezza maratona con i campioni. Questo è il titolo della manifestazione dedicata ai bambini dai 6 ai 13 anni che fa parte anche quest'anno della mezza maratona internazionale Città d'Imperia. Gli eventi in programma domani e domenica sono stati presentati ufficialmente a Palazzo Comunale. I servizi. Conferenza stampa di presentazione per la sesta Imperia International Marathon. E non solo questa competizione, ma anche i collaterali, una baby run, una corsa promozionale per bambini dai 6 ai 13 anni, nonché la Happy Family Run di 5 km, questo a livello familiare. Ne parliamo col presidente del Marathon Club Imperia, William Stua. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la sesta Half Marathon, si chiama così perché è internazionale quest'anno, abbiamo voluto portarla internazionale per poter eventualmente portare con facilità anche la vicina Francia e anche tanti altri atleti che prima non potevano partecipare a questa manifestazione. Diciamo che sta andando molto bene, nonostante un po' la crisi che si sente in tutte le manifestazioni italiane, perché tutti fanno circa il 20% di iscritti, mentre quest'anno noi siamo di nuovo a livelli anche più alti dell'anno scorso, perché ad oggi siamo sulle 500 iscrizioni. Dunque veramente abbiamo raggiunto un risultato, un obiettivo che ci tenevamo tanto ad arrivare. Per quanto riguarda questi due giorni di sport, di podismo che c'è in Imperia, abbiamo anche la 10 km da ricordare, 10 km FIDAL, che questa l'abbiamo messa proprio per poter far venire anche delle persone che magari il marito fa la 21, la moglie o viceversa, in modo da dare più possibilità a correre. Abbiamo la Family Run, che questa invece ci teniamo tanto perché devono partecipare praticamente tutta la città, perché è una festa dello sport, faranno una camminata in mezzo a questi campioni, sono 5 km solo, dunque non è molto faticoso. Se è una bella giornata, spero così, almeno dalle previsioni che dicono, di vedere tanti imperiesi a venire a correre. Poi il sabato invece abbiamo la corsa con i campioni per i bambini dei 6 ai 13 anni. Quest'anno abbiamo un testimone d'eccezione, abbiamo la Emma Quaglia, che è uno dei migliori maratoneti italiani, che accompagnerà questi bambini lì in piazza Ulisse Calvi e poi faranno l'ultimo chilometro della mezza maratona, diciamo, verso la Calata Cuneo e ritorno. Quest'anno abbiamo aggiunto una cosa, prendevamo la maglietta, ci diamo sempre la maglietta, in più ci saranno un'estrazione dei numeri con dei premi a sorteggio. Bene, ricordiamo dunque le date, allora sabato 9 e domenica 10. Esatto, sabato 9 alle ore 14, dalle ore 14.30 in Calata Cuneo si può fare l'iscrizione per i bambini, mentre la domenica 10 la partenza prevista per la maratona e per la 10 km e la Family Run parte alle 9.45. Ecco, e questo è un programma. Poi ci sono anche dei collaterali anche di studio. Allora, sabato pomeriggio, una volta finita la manifestazione dei bambini, avremo presso la biblioteca comunale, ore 17, un convegno sull'alimentazione sportiva e non, obesità infantile e gli antiossidanti, che sono una cosa molto importante. E avremo con noi il dottor Luca Speciani e il dottor Giorgio Terziani, dunque due veramente luminari in questo campo e molto conosciuti in tutta Italia. Anche lì bisognerebbe che ci fosse veramente numerosi, specialmente anche le mamme che poi devono nutrire i propri bambini, ecco.
Beh, diciamo che il vulcanico presidente della Marathon Club Vigna Stua ha sempre delle nuove idee di tutte queste competizioni che verranno poi durante l'anno. Ecco, aggiungo solo una cosa, brevissimo, vorrei dire che quest'anno chi verrà a vedere la corsa potrà vedere veramente un grande spettacolo, perché abbiamo sia in campo maschile, abbiamo parecchi atleti che partono, che hanno personali dall'ora 1, ore 2, ore 4, ore 3 nella mezza maratona, e anche nel femminile, avendo l'Ema Quaglia più un'altra marocchina che si chiama la Labani, sono molto forti, dunque avremo sia in campo femminile che in campo maschile una bella lotta che sarà veramente divertente anche venire come spettatori. Bene, cosa diciamo? In bocca al lupo, Presidente. Crepi. Ah, un'altra cosa ancora, c'è troppe cose. C'è anche l'estrazione della lotteria, faremo il pasta party al Palazzetto dello Sport, e durante le premiazioni verranno estratte anche i biglietti della lotteria, che poi saranno comunicati a tutti. Avete ancora tempo per comprare qualche biglietto, perché innanzitutto sosteniamo l'associazione, come tutti ormai sanno, Sorridi con Pietro. In più, diciamo, ci sono dei bellissimi premi, compresi due scooter grossi, 200, un 150, più una crociera e tantissimi altri premi. L'ente di formazione Circolo Parato di Impero e l'associazione scientifico-culturale Ethos organizzano una giornata dedicata alla responsabilità sociale, presentando un percorso formativo mirato alla conoscenza e alla diffusione di teorie e buone prassi rivolto alle imprese del territorio, alle realtà scolastiche formative e alla cittadinanza interessata. L'iniziativa avrà luogo domani dalle 9.30 alle 17 presso la Camera di Commercio di Imperia. A chi non piacerebbe poter soddisfare all'occasione la voglia di buono portando in tavola un fritto all'altezza di quelli del ristorante? L'impresa è accessibile, specialmente se si seguono i consigli dello chef Augusto Celata, protagonista domani dell'appuntamento Friggere in olio d'oliva. L'evento sarà ospitato nell'Emporio di Imperia della Fratelli Carni. E il Comune di Imperia, in collaborazione con il Circolo Amici della Lirica e dell'Associazione Ritorno all'Opera, propone domenica 10 marzo alle 16 al Teatro Cavour il concerto lirico I Tre Soprano, con la partecipazione di Fiorella Di Luca, Iosella Ligi, Gabriele Molen. L'appuntamento è presentato da Roberta Moschella, al pianoforte Luisa Repola. Bene, ora c'è l'autostrada dei fiori con i cantieri in corso ancora per questo fine settimana e il quadro meteo. Questi cantieri che da lunedì 4 a domenica 10 marzo potrebbero creare rallentamenti al traffico sulla A10 fra Savona e confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord fra Spotorno e Feglino, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per risanamento giunti viadotti Cardavia e Bassadonna. Da lunedì 4 a venerdì 8 anche notturno. Fra Imperia Est e Imperia Ovest, scambio di carreggiata per adeguamento antisismico del viadotto Impero. Da lunedì 4 a domenica 10 anche notturno. Fra Imperia Ovest e Arma di Taggia, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento barriere di sicurezza e installazione bypass, da lunedì 4 a domenica 10, anche notturno. Tra Arma di Taggia e Sanremo, carreggiata a doppio senso, causa lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 4 a venerdì 8, anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, fra Sanremo e Arma di Taggia, scambio di carreggiata per bonifiche profonde, pavimentazione drenante, fono assorbente, da lunedì 4 a venerdì 8, anche notturno. Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento barriere di sicurezza e installazione bypass, da lunedì 4 a domenica 10, anche notturno. Fra Imperia Ovest e Imperia Est, carreggiata a doppio senso, causa lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 4 a domenica 10, anche notturno. Inoltre, presso la barriera di Ventimiglia, in entrambe le direzioni, sono in opera i cantieri relativi al rinnovo del piazzale. Si invitano quindi gli utenti a prestare la massima attenzione durante il transito. Con il quadro meteo la situazione di oggi, la temperatura minima ha registrato 10 gradi, 12 la massima, 13 del mare. Umidità 84%, vento da nord-ovest ad una media fra 5 e 12 km orari. Cielo coperto, mare poco mosso, pressione 1002 ectopascali in diminuzione. Le previsioni per domani e i prossimi giorni. Domani sarà variabile con schiarite più ampie dal pomeriggio. Il vento generalmente debole occidentale, il mare sarà mosso, lieve recupero delle temperature massime. Variabile con schiarite nella giornata di domenica, maggiore nuvolosità dalla serata e probabili nuove precipitazioni nella giornata di lunedì.
Domani è sabato 9 marzo, il sole sorge alle 6.50, tramonta alle 18.26, la luna in fase calante, leva alle 5.08, cala alle 16.07. Il nostro giornale si chiude qui, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Grazie dell'ascolto, buona serata.